Impariamo a fare la pasta di zucchero. Per fare la pasta di zucchero ci serviranno 500 g di zucchero a velo, 5 g di gelatina in fogli, che poi molleremo in dell'acqua fredda o tiepida a piacere, 50 g di glucosio, che potete sostituire anche col miele, e 30 g di acqua. Mettiamo in un pentolino la gelatina ammollata, che avrà più o meno questa consistenza, il glucosio e l'acqua. Potete mettere anche una noce di burro, vi renderà la pasta di zucchero un po' più setosa. Portate tutto allo stato liquido in una fiamma bassa, non dovete far assolutamente bollire, altrimenti andrà buttato il composto. Quando il tutto avrà raggiunto la consistenza liquida, lo mettiamo nella planetaria. E aggiungiamo lo zucchero a velo. Chiudiamo. Azioniamo a velocità bassa e quando il panetto avrà preso una consistenza come di una plastilina bianca, significa che la pasta di zucchero è pronta. Ecco pronta la pasta di zucchero. Adesso possiamo colorarla. La pasta di zucchero si conserva anche per un anno. L'importante è avvolgerla bene in della pellicola trasparente o chiuderla in un sacchetto antigelo. L'importante è che prenda meno aria possibile, altrimenti secca e non potremo più utilizzarla. La chiudiamo magari in una scatola di latta e non si mette assolutamente in frigo, si conserva nella vostra credenza di casa. Questa è la base di tutte le decorazioni che andremo a realizzare.